Ragazzi, benvenuti in questo nuovo minigioco. Non vi sto nemmeno a spiegare di cosa si tratta perché ve lo spiegherò durante il video, ma vi dico, preparatevi una mappa veramente fighissima, ragazzi. Era da un sacco che non vedevo qualcosa di così ben fatto. A tal riguardo vi dico, se durante il video vi accorgete che effettivamente la mappa vi piace tanto e volete vedere altri video, lasciate un like e vedrò appunto di portarne degli altri. Secondo me merita veramente tanto. Ora vi lascio al video, buona visione. Ok ragazzi, ci siamo pronti con questo nuovo minigioco, e poi in realtà il minigioco è sempre lo stesso, però la mappa è incredibile. Ragazzi, salutate tutti. Bella. Allora, oggi in compagnia di nuovi volti e anche vecchi volti, tipo Gabis, che ormai è tipo una leggenda, bla bla bla. Comunque andremo a giocare a una sorta di Michael Myers un po' diverso, perché siamo in una mappa che si chiama Mappa dei Topi, perché noi in questa partita saremo praticamente dei topi di dimensioni, siamo microscopici in una mappa che è veramente enorme. Mappa enorme, piena di cunicoli, veramente fatta benissimo, ragazzi, una delle mappe più belle che abbia mai visto. Miliardi di cunicoli che vanno dietro il muro, là sopra, in altre stanze, si può andare dietro quei libri, ovunque. E loro avranno un minuto di tempo per scappare, dopodiché io dovrò andarli a prendere con il fucile, perché veramente prenderli con i coltelli è impossibile perché la mappa è enorme. Quindi loro possono andare ovunque, quindi potrebbe durare veramente tanto la partita, e l'ultimo che sopravviverà potrà uccidermi, come Michael Myers, uguale. Però a sto giro la mappa è veramente assurda, raga, lo vedrete durante il video perché c'è qualcosa di bellissimo. Ragazzi, io rimetto a contare qua, faccio contro il muro e avete un minuto di tempo per scappare. Vai, correte topi, andate topi, correte. Ok ragazzi, io direi che posso partire. Diamo inizio alla caccia dei topi. Allora, vediamo innanzitutto sotto i divanetti se qualcuno si è messo qualche divano. Tra l'altro loro possono scappare, quindi appena li vedono possono infilarsi in qualche buco nel muro. Guardate un po' ovunque. Ok, bene. Ho visto qualcuno. Ho visto qualcuno. Oh, 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 aspetta. Sento un sacco di passi. Raga, sento i vostri passi sul soffitto. Sembra veramente che siate dei topi che camminano sulla soffitta. Sento i rumori di voi che zampettate su. Io sto tremando, paura. Ti senti un po' in topo in trappola? Immaginati che sono un gigante con la scopa pronto a schiacciarti. No! Io sono in un posto abbastanza carino. Ah, io mi... voglio vedere prima di tutto qua. Ok, ho già capito che ve ne siete andati tutti sopra a fare i furbetti. Allora, tra l'altro ci si può arrampicare come un vero e proprio topo. Ora vi faccio vedere se riesco. Ecco, nei tubi puoi salire in questo modo un po' ambiguo. Ma chi è che... oddio che paura, chi è che è passato? No, no, no! Oh, oh, no! C'è la vita, oddio. La vita è alta, ragazzi, vogliono tre colpi per uccidere. Buono. Il primo è andato. Ma me. Un'altra persona... no. Bene. Questa è la cameretta dei topi, che è la stanza che abbiamo visto prima dalle scale. Ok, ragazzi, perché come voi potreste essere ovunque, perché la mappa è enorme, anch'io potrei essere ovunque, magari... Però cazzo faccio rumore camminando, quindi... Vediamo un po'. Da qui è una bella vista. Questa è la zona centrale, per chi non l'avesse ancora capito, quella dove ero prima. Attenti ragazzi. Stanotte mi verranno gli incubi. Ci sono un sacco di punti dal quale posso guardare per scovarvi, eh. È pieno di finestrelle, cose del genere. Io non ho detto niente, ma... Io non sto correndo, eh. Mi sei passato... proprio davanti, ti ho visto passare. Oh, Gabi, stranamente. No! Vediamo. vediamo un po' se qualcuno sta facendo il furbetto qua. Ma prima ci facciamo qua. Col cadavere di Gabi che è caduto. Questo è uno dei passaggi nel muro, raga. E all'ansia. Ma quello era uno? Aspetta. Diamo un'occhiatina qua. Vediamo se c'è qualcuno particolarmente acculturato che... Qualcuno praticamente acculturato che si è nascosto dietro i libri. Nessuno. Questo è il cadavere di Gabis che aspetta di vincere un minigames. E mi sa che continuerà ad aspettare. Va bene, andiamo avanti. Però ne sono morti solo due. Vabbè, è veramente grande. I topi potrebbero essere ovunque. Questo è il problema dei topi, trovarli. Si nascondono ovunque. Ovviamente, quando si insidiano dentro le case, vai a trovarli. Sono animali molto di gruppo, stanno vicini. Però sono introvabili. Ti giuro, mi stai mettendo una caga pazzesca. Veramente. Non voglio essere il prossimo a morire. Aspetta un po'. Questa zona non l'avevamo ancora visitata prima. Mm.
Raga, ma dove cazzo vi siete messi? Jerry. Vabbè, io direi di dare un'ultima controllata in questa zona qua. Quando dice aspetta, aspetta, non mi piace mai. Oh, vi siete nascosti bene comunque. Io siete veramente dei, topo- dei topoloni. Dei topoloni furbi. Era. No! Oh! No! Aia! Si è lanciato così il topo. Pensava di essere immune alle cadute. Invece dovete sapere che i topi se cadono dall'alto muoiono come tutti gli animali. Bene. Abbiamo scovato un altro esemplare. Adesso tocca trovare gli altri. Dentro queste scarpe non c'è nessuno, no? Ok. Oh, devo ammettere che veramente avete trovato dei buoni nascondigli, raga. Cioè... magari ti siamo dietro. Ciao Leopard. Porco dinci, guarda che roba. Un attimo, pensavo stessi per bestemmiare. Ah. Oddio. Scappa, Sammy. Oh. Ma che Sammy, cazzo fai le piroette? Che fai? Scappano? Va bene, va bene. Quanti rimangono? Due. Andre e Ricky Trubo. Andre. Facciamo un giro troppo, raga. Andre secondo me è in questa zona, raga. Perché è un'ora che dice sono tu solti, sono tu solti. Quindi me è per è forza astro, minchia. Però devi ammettere che il mio nascondiglio non era male. No, no, assolutamente. Sei già passato di lì. T'ho sentito, ti giuro, tremavo da bestia. Attento. Attenti. Gabby, cosa ne dici del mio nascondiglio? Vi trovo tanto. Molto. Molto campionato minigiochi. Oh, mi pare che inizia a scappare. Ciao Andre. No! Ricky è per ultimo. No. Crediamoci che Ricky ha la pistola e può uccidermi. Non lo uccide. Lo uccido. Ciao Leo. No. Porca troia! Troppo difficile usare sta merda. No! Sì! I topi sono stati sconfitti! C'erano delle cazzo. Importanti. Mamma mia. È stata una caccia molto, molto, molto entusiasmante. Anzi, io direi di farne un'altra. Però voglio un altro che cerchi al mio posto adesso, raga. Voglio fare... ah, io. Voglio io. Fare il fuggitivo. Io. Ok, quindi ora faremo il secondo round. A contare non sarò più io, ma sarà QWERTY. È da una vita che non provo l'ebbrezza di scappare da qualcuno in uno di questi mini. Ok, quindi QWERTY, faccia contro questo muro. Qua, 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 vai. Raga, scappiamo, via, 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 via. Raga, chi viene con me? Qualcuno che si unisce a me. Dai, dopo, andiamo, andiamo. Venite qua, raga, ho un'idea. Venite qua, raga, un'idea. Io, venite qua. Venite qua. Allora, raga, facciamo così. Leopard, messo qua. Ok, ti metti proprio in questo corner qua a vedere. Semi, ti metti qua, vieni, Semi. Qua, così. A vedere se sale da qui. Derde qua, guarda, Derde qua. Qua, esattamente qua, così. E io metto qua, ok. Esatto, perfetto. Ok, puoi partire, QWERTY. Vado? Sì, vado, sì. Vado. Raga, spottatelo appena lo vedete. No, però... ti troviamo dietro. No, no, raga, abbiamo bloccato tutti gli ingressi, non può fare nulla. Questo è il nostro studio. Oh! Preso? No, è sotto! È da Semi! I Wolf. Fermi, raga, fermi. Se sale lo vediamo tanto. No, Ricky, no. Non qualcuno che vede... Ricky, guarda se sale lì. No, 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 no! Mi ha sparato, raga! Cazzo! Via, 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 via! Via, 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 via. Non so dove cazzo fosse, sinceramente. Non l'ho capito. Cosa mi ha sparato? Guarda dietro, guarda. Hai Wolf, eh? Cazzo, sì, mi sa di sì. Ah, forse... porca troia. È in fondo. Non lo so. È là! Dove, dove? L'ho visto! L'ho colpito con un colpo, spara, venite. Spara. Giusto per farlo incazzare. Venite come, raga. Come, raga, come. Veloci. Non perdete tempo. Dietro, raga, dietro, venite qua. Sto arrivando, sono dietro di te. Non sale, sto gioco di merda, no. No. È morto. No. Vai. Sai, veloce, zio. Leopard, guarda dietro tu, Leopard. Leopard, guarda dietro. È dietro, corri. Corri. No. È troppo bello. Corri. Vai, non ti fermare mai, nemmeno. Ok, vieni qua. Lo fottiamo come si deve ora. Vai. No, no! Ci ha fottuto, è più furbo di quanto pensa. No! No, raga. È più furbo di quanto pensate. Quindi Ricky Trubo e Gabis contro QWERTY. Eccolo qua, QWERTY. Ricky di qua, scappa. Ecco QWERTY.
Scappa, scappa, scappa. Querti è bravo a cercare, però, oddio, Querti rischia la morte. Sto morendo. Querti è sveglio. Ha fatto una bella mossa prima, raga. Minchia, comunque il piano che stavamo facendo, Leopard era geniale, te lo dico. Di fare il girettino tattico. Era imprendibile. Pensavo di trovarmelo davanti. Io stavo andando avanti bello tranquillo, ho detto ce l'ho dietro. Oddio, guarda Gabis. Guarda Gabis che infame, cosa sta facendo? Mamma mia. Oddio, no, no. Ricky, nascondi, Ricky, sei ferito. Bravo, Ricky, stai lì. Vabbè, niente. Ciao, Ricky, è stata una bella permanenza. Potresti giocarlo dietro queste cose. Zitti. Non faccio spoiler, ma lo senti tanto. Ricky? Stai fermo, Ricky. Ah. Ecco, via. Zitti, pezzi di merda. Zitti. Abbassati. Adesso scorreggio. No. Ricky, sei un eroe, sappilo. Non capisco. No. Porca cacca. No, Ricky, no, Ricky. Oh no, se ne stava andando, Ricky. Attenzione. Ricky ecco. Diventa Heisenberg, incredibile. Scappa. Ciao Ricky, è stata veramente una bella fuga la tua. Niente. No. Attenzione, Gabis, per la prima volta in una finale. Vedremo cosa riuscirà a fare Gabis. Pistola alla mano, Gabis, l'hai visto? Gioca sul fatto che tu sai dove è lui, ma lui non sa dove sei tu. Muore lo stesso. Ricordati Gabis, no, tu c'hai una pistola e lui c'ha un fucilone, ma l'importante è come batti il chiodo, ricorda. Sono un po' in difficoltà. Ah, cosa fa? No, l'hai visto Gabis? No, hai tracciante Gabis, ricordatelo. Gabis, ma cazzo hai negli occhi il formaggio? Attenzione, la mira di Gabis. No, non può mancare. No, Gabis, ricordati che lui c'ha uno shave, tu hai una pistola. Attenzione. Gli stai sparando aria in questo momento, non gli fai danno. No! Vabbè, Querti lo si dà. Un'altra volta. Raga, io direi che il video può finire qui. Secondo me è veramente una delle mappe più fighe che abbia mai giocato su questo gioco, divertentissima. E quindi niente, nel caso, se vorrete, la riporteremo. Ragazzi, salutate tutti e ci becchiamo bella, a un prossimo video. Bella.